Dimmi tu, eh. Allora, buonasera a tutti. Innanzitutto vi ringrazio. Allora, la prima cosa che vorrei dire oggi, vorrei spendere due parole, ma proprio due parole, perché oggi è una giornata importante, è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Molti di noi ci siamo vestiti di rosso e tra l'altro il tema del silenzio, se vogliamo, è anche molto azzeccato, molto sul tema, nel senso che immaginiamo, insomma, queste donne che spesso sono in silenzio perché non riescono a denunciare oppure non riesco, sopportano, non riescono comunque a far nulla. Quindi il silenzio in qualche modo è anche vicino a questa giornata. Allora, questa mostra, come dicevamo prima, è una mostra sul tema del silenzio, è stata organizzata insieme a Fabio perché l'idea appunto è nata insieme, nel senso che Fabio stava producendo questo progetto editoriale sul tema del silenzio, molti di voi, e a me è piaciuta molto questa cosa e mi piaceva l'idea di fare una mostra con un tema così importante, perché il tema del silenzio è un tema importante. E ogni artista ha partecipato con un'opera e ogni artista ha rappresentato il proprio modo di vedere il silenzio. Quindi i quadri qui intorno sono di 15 artisti. E oggi invece dedichiamo questo spazio di tempo ai poeti, alla poesia e al tema del silenzio. Quindi io lascio la parola a Fabio Sebastiani che ci illustrerà qualcosa e poi do la parola ai vari poeti che ci declameranno queste poesie. Allora, è stato un bel momento di confronto, devo dire, perché sì. Maurizio Mazzurco e Luciana Ramo, questa vera e propria opera, cioè un'opera collettiva in cui abbiamo intrecciato i versi di più di 80 poeti, 82 se non ricordo male, dando vita a ragionamento sul silenzio. Infatti la prima dialettica che si è creata con pittori è stata esattamente questa: attraverso i colori, le forme, si può arrivare ad una rappresentazione del silenzio così forte e intensa da svelarlo addirittura nella sua drammaticità. I poeti non hanno rappresentato silenzio, hanno cercato di creare, di indagarlo, cioè hanno cercato di creare, diciamo, quel piano di ragionamento, di funzionalità, perché? Perché è chiaro che il silenzio è direttamente legato alla parola. Noi siamo partiti da un elemento d'attualità. Ci piace essere poeti un po' inseriti dentro il contesto che viviamo. E quindi ho ragionato molto, grazie anche al lavoro che aveva fatto Luciana, ci abbiamo dedicato un paio di trasmissioni, se non ricordo male, ci siamo molto dedicati all'attualità, cercando di capire questa società oggi, che rapporto propone tra silenzio e parola. E ci siamo un po' spaventati, lo devo dire, perché sta venendo avanti con sempre maggiore violenza, con sempre maggiore forza. Non a caso in molte opere c'è una valenza negativa del silenzio, cosa che invece noi non abbiamo riscontrato. Per noi, per i poeti, il silenzio, ripeto, è molto funzionale alla parola. Sta venendo fuori, dicevo, una violenza di rumore. Forse non è un caso, ma qui non voglio introdurre elementi di dietrologia, forse non è un caso perché il silenzio, per come l'abbiamo inquadrato, per come anche la nostra cultura ci trasmette, è funzionale alla parola perché è funzionale al ragionamento. Prima di parlare bisogna riuscire a fare silenzio dentro se stessi, cercando quella parola, non una parola qualsiasi, no? O non una parola tanto per mettere un oggetto nella discussione, no, la parola funzionale che chiude
il silenzio, quindi è come se nascesse dal silenzio e si diffonde quindi con maggiore pregnanza, con maggiore forza tra chi ascolta. Ecco, io la sto riassumendo in grandi linee, però mi sembra di capire che questo momento che abbiamo proposto ci consente di creare molta dialettica. Poi non so i quelli che sono venuti oggi, se magari si sono ispirati a qualche quadro, a qualche opera, oppure se sono andati comunque per conto loro. Io vi invito a leggere quando uscirà, credo che sia a momenti, forse una decina di giorni. Speriamo. Posso ufficializzare. Speriamo, perché gli editori ormai sono quasi spariti, non ci danno più certezze. E vi invito a leggerlo, perché immaginate 82 poeti, ognuno con un suo punto di vista. Guardate, io vi racconto una piccola cosa. Nel preparare quest'opera con i curatori, con Maurizio e Luciana, abbiamo fatto tutto un documento preparatorio facile, devo dire, non così arzigogolato, e lo abbiamo diffuso tra i poeti per dare alcune linee, no? Perché chiaramente, trattandosi di un'opera collettiva, non potevamo rischiare, insomma, i fuochi d'artificio. Ebbene, sono stati pochissimi quelli che hanno ripreso le linee che avevamo indicato, pochissimi. Quindi questo vuol dire che il tema è molto sentito, e lì in quest'opera collettiva, voi immaginate, insomma, non c'è soluzione di continuità. Come aprite il libro, non c'è il nome dell'autore, come in ogni antologia, e poi dopo la poesia. È tutto un poema che si snoda, ovviamente poi ci sono i riferimenti autoriali in fondo a questa cosa, però è un poema che si snoda e quindi invita al ragionamento, all'approfondimento, a seguire tutti i capisaldi che abbiamo distribuito. Dicevo di questa modernità, è una questione molto seria, perché non preparare il momento del silenzio, o meglio, fare in modo che proprio il silenzio sia azzerato, no? Attraverso un rumore a volte banale, una cacofonia, qualcosa che ci distrugge veramente i timpani, vuol dire appunto non preparare il ragionamento, non preparare la riflessione. E la cosa ancora più forte, questo può essere per voi sicuramente un elemento di indagine, di approfondimento, di riflessione, è che la maggioranza degli umani, chiamiamoli così, tanto siamo in trasformazione antropologica, quindi possiamo usare questo linguaggio un po' millenaristico, la maggioranza degli umani sta attaccata a questo rumore, è presa dentro un gioco nevrotico che non consente appunto più quel distacco che dicevamo prima. E questo è un problema. È un problema perché vuol dire rinunciare al pensiero, no? Il pensiero che, non dico che tira fuori chissà quali ragionamenti, ma che cerca di affrontare un problema, un nodo, un interrogativo, ha bisogno prima di uno stacco e poi dopo, no? Ecco, che può fare l'arte? E qui veramente finisco, perché mi rendo conto che l'arte può fare molto, proprio per questa contiguità, come dicevamo prima, dei poeti col silenzio, proprio perché mi sembra di capire anche dai pittori, insomma, dalle arti figurative arriva questo messaggio, è un problema, cioè ci spaventa, dobbiamo fare qualcosa. E allora io credo che ormai siamo in un'epoca in cui le reti possono fare molto, e quindi dobbiamo continuare a costruire in quella direzione. Siamo tutti autori, è chiaro che poi dopo ognuno nel suo si sente maturo, arrivato, importante, ma oggi non è più, diciamo, quello scenario artistico a cui ci ha abituato l'Ottocento e il Novecento, di cui siamo tutti un po' figli. Oggi forse dovremmo cercare di mettere insieme i linguaggi, come dico sempre io, lo dico fino allo sfinimento, quindi quelli che sono qua non ci hanno già sentito, per esempio la poesia è una bandiera,
non c'è più il poeta, no? Ma questo lo dico realisticamente, non lo dico perché voglio annientare l'individualità. La poesia è una bandiera che dobbiamo portare tutti, perché tra l'altro in un momento come questo c'è molto bisogno di poesia. Io mi taccio, ho dimenticato circa, non vi ho risposto circa i tre quarti del ragionamento, però c'è il nucleo fondamentale, insomma. E quindi niente, iniziamo questa declamazione. Non so se Luciana, come al solito, vuol fare da apripista, e quindi cerchiamo. Ci sono poesie dentro che avete preso dal poema? Sì, ah, sì, perfetto, sì, perfetto. Perché prima di tale che forse non conosco. Si autopresentano perché. Vai. Prego. Allora, io intanto. Vieni qui. Venga qui, abbiamo... si metta. Guardi lo schermo, poi dopo guarderà loro, ovviamente. Ok. Si presenta così. Luciana Raggi, buonasera a tutti e a tutti, quasi tutti mi conoscono. Intanto, scusa, mi permetto di dire il titolo di questo libro di cui ha parlato. La nave di Amleto. Il sottotitolo è molto interessante perché il sottotitolo è Essere e non essere fra parole e silenzio. Quindi il silenzio c'entra anche la parola, naturalmente, trattandosi di un libro, di una raccolta di poesie. Bene, in questo libro ogni autore ha parlato del silenzio vedendolo da un punto di vista diverso dagli altri, tantissime sfaccettature. Entrando ho visto questo secondo quadro, ho detto ma questo è il silenzio come prigione. Poi ho guardato qua, ho detto questo è il silenzio che dà serenità. Insomma, ognuno ha trovato una cosa. Bene, io vi leggo prima una poesia mia e poi una poesia che ho scelto, che mi sembra molto bella, che è di Carlo Petocchi. Questa è la mia. Nonna diceva parole, in un abbraccio di fiducia e resa si abbandonava al vuoto, fra oscure ombre, armonie prossime all'orizzonte. Senza chiasso mentale, in un ascolto attento di se stessa e del mondo, scioglieva compromessi e trite convenzioni, taceva i nomi, spegneva le voci, ritrovava la pace, ritrovava la cura nel silenzio. Questa poesia invece di Carlo Petocchi la dedico a questo quadro. Meraviglioso. Grazie. Meraviglioso. Con il fondo, sì, in attesa. Sì. In attesa. Aspetti che la devo filmare. Beh, è tutto registrato poi comunque. Prego. Silenzio. È la mia vita che chiede silenzio. Non dimentica, ma tace. È la mattina di un altro tempo, il nostro. Col suo silenzio la mia anima benda le sue ferite e crede, infinitamente crede. Crede al mutamento e vi scivola dentro. Tutto è compiuto e tutto è da compiere nel silenzio. Maurizio. Prossimo. Maurizio. Maurizio, mettiti vicino. Eccomi qua, Maurizio Mazzucco, uno dei curatori di questo poema collettivo sul silenzio. Devo dire che questa mostra diciamo, è più portata a mettere in evidenza gli aspetti forse negativi del silenzio, per cui purtroppo o per fortuna anch'io mi sono soffermato sul quadro di Simona. Vabbè, c'è anche il discorso del soggetto femminile che oggi è in tema. Io, vabbè, ho qualche risvolto di Rossi, va bene, insomma.
La didascalia dice: il silenzio dell'attesa, lo spazio vuoto che oscura i pensieri e restituisce le vibrazioni dell'anima. Io ho scelto due mie vecchie poesie, e soprattutto in gioventù avevo la fissa del silenzio, due mie vecchie poesie, che la prima parla direttamente della poesia che nasce dal silenzio e dal senso che attraverso il silenzio si trova nella poesia. La seconda parla di come questa poesia dal silenzio prenda parte, solidarizzi in un certo senso con quello che io chiamo il cuore del mondo. La prima poesia è del 1988, quindi ero molto giovane, abbastanza giovane, si intitola Postfazione. Un'occhiata tranquilla all'improvviso scopre nei passi, giorno dopo giorno, il dono di un cammino, apre alla gioia. Si chiude il cerchio con semplicità e da un fascio di temi nasce un libro. Se la poesia è come la preghiera, un colloquio scavato nel silenzio, come bruciante la sterilità e il vuoto, temo la poesia che passa, e come chiara d'acqua la corrente del canto per incanto ritrovato. La nostra nudità non più nascosta ci accompagna, altre attese nasceranno, altre porte da schiudere, altre lotte da vincere sul mondo che ci soffoca. Non lasciamo passare la poesia senza afferrarla. La parola e i giurati ci diranno con quale voce gridare il silenzio. La seconda poesia, la seconda, si intitola La famiglia della poesia, ancora più antica, ed è l'85. È sera dopo cena, finalmente stanco mi siedo alla scrivania, fogli di carta, una penna. Il silenzio che mette pace scende nel segreto quieto della mia stanza. Si allontana lo stranito rumore, più vicino viene il cuore del mondo. Voglio solo ascoltarlo. Dirti che la poesia ne prende parte da questo silenzio. Sto solo con parole senza eco, così, povero me, non so trovare vaticini in discorsi o canzonette, consulenze da vendere come l'oro al milligrammo, né mai sono capace di mostrare, di digrignare i denti. Solo ascoltare il tuo cuore che batte. Seppure ti allontani e poi scompari, le mie mani vuote, le mie braccia larghe, le mie gambe stanche e i miei occhi intenti per distanze sconfinate, mai ti raggiungeranno, io ti seguo. Sono nel freddo ingrato della notte. Chi mai mi salverà dall'autopsia dei geni pronti a scoprire errori, dall'ireggio giusto onesto dei candidi, dal gelo della notte? Sto solo con parole senza eco. Offrendo al sonno il mio cammino zoppo, cercherò come sempre una famiglia di uomini, non più con gli occhi bassi, né divisi fra mura senza fine. Infine tutto annegherò nel sonno. Arriva senza fine. Non so, qualcuno faceva la statistica quest'anno di quanti muri sono stati costruiti o sono in costruzione per dividere un paese dalla quale. Grazie. Speriamo che la poesia, insomma, serva a scavalcare questi grazie muri. Grazie. Luciana. Buonasera a tutti, no? Sono Luciana Argentino e sul silenzio ho scritto un libro, ma questa sera, perché il silenzio è strettamente legato alla poesia, infatti l'ho intitolato La parola in ascolto, questo libro, che sono delle prose, delle riflessioni sul silenzio, proprio per questo legame stretto che c'è tra la parola poetica e il silenzio. E anche io ho trattato del silenzio come nell'antologia, del silenzio creativo, il potere creativo del silenzio, il potere creativo che il silenzio secondo me svolge in vari aspetti della nostra vita, non solo quando si bisogna scrivere, insomma. E questa sera ho scelto due mie prose inedite. La prima è legata al tema sia del silenzio che della
che della donna, visto appunto la giornata di oggi, e c'è anche l'incomunicabilità. Ha conosciuto la fatica di ricomporre il silenzio dilaniato da parole deflagrate con spietata crudezza, nemiche del silenzio che chiama al profondo dell'ascolto, al chiaro della visione, ed è perdono e redenzione. Eppure era stata felice, ma non ricorda come né quale felicità fosse più pertinente alla circolazione del sangue, ora che le incertezze del cuore non le consentono di tracciarne il percorso, ma solo di ascoltarne l'eco dei passi estinguersi lungo i brulli corridoi della memoria. Per questo ha imparato a dire degli attimi in cui il tempo si dirada, della luce nel suo farsi più luce, del battito che lascia il cuore e va altrove a cercare storie e un noi necessario, come è necessaria la parola a ciò che muore. In relazione tra silenzio e poesia. Come i cani, segue la traccia chimica della realtà, annusa l'odore emotivo degli umani, la paura, la gioia, e ne fa traccia alfabetica sulla pagina, scompagina il silenzio, lo attiva, perché nella parola sia parola trasparente che lasci passare la luce, come fa la vita, a sorpresa, quando si materializza e appare improvvisa in un giovane cervo, che dal bosco attraversa la strada e nel bosco di nuovo scompare. Grazie. Grazie. Antonietta. Dunque, oggi è la, abbiamo detto, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. E io allora vi voglio recitare una poesia che avevo scritto da tempo per Paola Carlevaro, che dopo 10 anni di matrimonio è stata strangolata nel sonno dal marito. E dice così: non ho visto la mano che mi uccideva silenziosamente. Con sbarre alle finestre m'ero rinchiusa dentro col mio assassino. Poi quando sono venuta qui, ero in anticipo, ho visto quel quadro, immediatamente mi ha portato al ricordo di Aylan e al fatto che avevo scritto una poesia quando successe questa cosa. Quindi sono tornata a casa a prenderla sul suggerimento di Gloriana e ora ve la leggo. Aspetta che ti faccio la difesa. Si intitola Non hanno voce, non hanno voce i morti, per Aylan. Pareva un bambolotto abbandonato in balia delle onde. Era un bimbo siriano di 3 anni, ingannato da una sorte maligna. Premurosi, i suoi padri volevano salvarlo dalla guerra, ma il mare li ha inghiottiti. Ma la sorte è toccata a tanta gente. Ci bagneremo ancora in quelle acque, con l'anima impietrita, impotenti di fronte alle tragedie. Continueremo come niente fosse a mangiare pesci pasciuti a quelle carni. Mors tua, vita mea. Non hanno voce i morti, né tombe con il nome, solo fosse di corpi dentro l'immenso mare. Homo sapiens, insipiens, affermare i naufragi. Cosa possiamo fare noi poeti? Non dobbiamo restare indifferenti a disperate suppliche, né coprirci parzialmente gli occhi, e nemmeno respingerli nel mare come nemici esclusi. Le sterili polemiche non servono. Usiamo la parola come le trombe a Gerico per abbattere mura e pregiudizi, e accogliere persone disperate e migranti. Non restiamo in silenzio. Sì,
se posso, volevo leggere invece una poesia di Pablo Neruda, Mi piace quando taci. È in tema. Mi piace quando taci, perché sei come assente, e mi ascolti da lungi, e la mia voce non ti tocca. Sembra che gli occhi ti siano volati via, e che un bacio ti abbia chiuso la bocca. Poiché tutte le cose sono piene della mia anima, emergi dalle cose piene dell'anima mia. Farfalla di sogno, rassomiglia alla mia anima, e rassomigli alla parola malinconia. Mi piaci quando taci e sei come distante e stai come lamentandoti, farfalla tubante, e mi ascolti da lungi e la mia voce non ti raggiunge. Lascia che io taccia col tuo silenzio. Lascia che ti parli pure col tuo silenzio, chiaro come una lampada, semplice come un anello. Sei come la notte, silenziosa e costellata. Il tuo silenzio di stella, così lontano e semplice. Mi piace quando taci, perché sei come assente, distante e dolorosa, perché sei come se fossi morta. Allora una parola, un sorriso bastano e sono felice, felice che non sia così. Grazie. Buonasera a tutti, sono Laura Pezzola, leggo una mia poesia sul silenzio e poi una brevissima di José Saramago. Tieni più vicino così si sente meglio. Se dovessi unire la mia poesia a uno dei quadri esposti, direi che è quel viso di donna. Ruggine. Il silenzio che ti respira accanto è ruggine che raschia la gola, appende alla notte involucri di carta crespa, incolla le grondaie al verde malsano delle verande. Le parole sono uccelli rapaci che becchettano l'anima e tutte le persone che volevi diventare presidiano i sé, i ma, i forse, le risposte multiple, le biografie impossibili. Il silenzio è un debole spiraglio di luce che ripete: non arriverà nessuno. E questa è di José Saramago. Parla per me, silenzio. Oggi non era un giorno di parole, con mire di poesie o di discorsi, né c'era strada che fosse la nostra. A definirci bastava solo un atto. E visto che a parole non mi salvo, parla per me, silenzio, che io non posso. Roberto Scrivano. Allora, vediamo Roberto Scrivano. E nonostante l'aspetto, sono un poeta in erba. Leggo una mia composizione. Cos'è la velleità di un insignificante, blaterante, impudico silenzio? Silenzio sacro, puro, silenzio verità, che niente deve rendere a nessuno. È poca cosa chi turba l'ambiente, negli scarichi deve scivolare. Lo scopo è confuso, empio, banale vanità, ma serve un gesto se lo si sa fare. Ogni parola è sacra solo se partorita dal silenzio, e se prendi l'ascolto saprai lo sguardo giusto, e così sia. Va bene, allora chiudiamo. Finalità. L'ultima, quindi? No, c'è anche la... Ah, ok, perfetto. Quindi abbiamo... Ok, perfetto. Salve, io sono Pina Vitale, abito a Zagarolo, quindi per me è molto difficile arrivare qui, però sono contenta di esserci.
E, dunque, questa è una poesia appunto sul silenzio. Ho pensato il primo impatto che ho avuto col silenzio nella mia vita. La bacchetta s'agitava nell'aria, in un'ellissi, quindi si schiantava sulla cattedra e poi la suora urlava «Silenzio!». Si spegnevano in quell'istante le nostre vocine per il terrore. Il primo incontro col silenzio fu come costrizione. «Non voglio sentir volare una mosca!». Atterrito silenzio, noia, luna mancante, pausa, intermittenza, cambio di marcia. Ora scrivete un tema. Un altro attimo di terrore, poi il coraggio di intraprendere il viaggio verso il silenzio mistero dell'essere, da cui attingere di una nuova luce. Respira, ispira, voce di natura, che più avanti sarà emozione pura, tacita degli amanti a contemplarsi in assoluto silenzio. Chi è il prossimo? Prego, prego. Si metta vicino alla telecamera. Sì. Perfetto. Perfetto. Buonasera ovviamente a tutti, io mi chiamo Erika. Non so scrivere poesie, però leggo una poesia di mio marito Bruno, che era appassionato poeta. Si intitola Nel silenzio. Nel silenzio si può godere di un'alba con la natura che si risveglia. Si può riascoltare una musica che ci emoziona. Si può scoprire il fascino di parole cariche di poesia. Si può sciogliere un problema ritenuto insolubile, si può captare un consiglio della coscienza. Nel silenzio l'intuizione dialoga con la mente, nel silenzio retrocedono gli istinti peggiori, nel silenzio si dilata il tempo interiore, nel silenzio i pensieri acquistano chiarezza, nel silenzio si entra nell'immensità che ci avvolge. Nel silenzio le visioni portano segnali premonitori. Il silenzio prelude e accompagna la fase creativa. Un saggio silenzio toglie spazio allo spreco di parole, ma tacere quando si deve parlare è un insulto al silenzio. Bruno Pinsito. Poi, siccome Bruno era abituato a concludere le sue poesie con una graffiata gattesca, due versi, scambio. Chi dal silenzio ottiene risposte sarà prudente nelle proposte. Prego. Buonasera a tutti, io sono Stefano Ambrosi e ho due poesie da leggere. Grazie. E più una poesia in romanesco scritta da Sergio Marinelli, che è un grande poeta romanesco. Comincio con la poesia che si intitola Il silenzio e poi leggerò Silenzio perfetto. Quanto silenzio, lo volevamo, lui ci ha preso in parola ed ora... Non basta riuscire a trovare vocaboli per rompere il silenzio, ma poi perché romperlo? Ne vale davvero la pena? Sì, sì, certo che ne vale la pena. Ho trovato definizioni preziose, ma con le quali si può conversare piacevolmente, o sono talmente preziose che c'è il rischio concreto che ce le possano rubare. E una volta rubate, noi zitti. Neanche un esposto, una protesta, una denuncia, perché non sapremo da dove iniziarla, cosa lamentare, chi andare a prendere di petto. O forse siamo silenziati in balia di una solitudine egotica, supponente retriva. Magari l'emisfero destro del nostro cervello già passa alla comprensione di ogni situazione senza scomodare il sinistro, sempre se con l'ascolto dicotico quest'ultimo non risulti leso.
Silenzio perfetto. Sia stata o no una unione di intenti, venimmo al mondo rompendo un silenzio, a parte il batticuore, di 9 mesi in acque materne. Silenzio, un alleato prezioso per distillare pensieri e soppesare parole e respirarlo in meditazione. Ma arriveremo a dire quando il silenzio non ci basterà e sarà un regredire, malintenzionati a farci capire senza accettare la cruda realtà che il silenzio ci sta. Ci dovremmo intuire, ma siamo imperfetti e bla 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 bla. Poesia di Sergio Marinelli, silenzio. Lo sai il silenzio che straporta dentro? È vuoto, triste, un coso inconcludente, o cuore sentimento? Tutto o non ci trovi niente? Vorsi saperlo, agnelli per un momento e lui ne fece entrare tranquillamente. C'erano storie, vite, patimento, scelte sbagliate, tanta e tanta gente. È fatto conto un mondo parallelo, la valle del non detto, una catasta, bazzica come noi di stesso cielo. In sulla porta leggi, amico mio, quando che la parola monta basta, vieni qui da me, che gli rispondo io. Grazie. Bene, allora, io chiuderò, così come abbiamo iniziato, insistendo appunto su questi scenari un po' millenaristici che ci attendono e quindi ci riempiono di responsabilità. Io ho scritto solo 2 libri, uno di aforismi e uno è una raccolta di poesie. Ahimè, sono arrivata alla poesia un po' tardi, però in questa, nella prima che apre appunto la silloge, c'è un po' questo elementi, tra cui anche il silenzio, di questi scenari millenaristici che ci attendono e con cui dobbiamo fare i conti. La poesia è composto dei corpi, come un ricordo, l'impronta dell'anima ha lasciato un odore, ognuna con il suo peso, che più le si addice. Nel mentre della stanza accanto, i corpi si nutrono del pullulare cristallino dei minuti, il sospiro nei scorsi, gira le putrefazioni, si partoriscono drink come fosse la festa del giudizio universale. Dio protesta per l'eccesso di banalità, fossero leggerezze autentiche, dice. Potrebbero aiutarmi a dimenticare lo scempio del paradiso perduto, e piange di rabbia. E questi sono gli aforismi che in realtà sono precedenti alla silloge e che in qualche modo prefiguravano un po' questi scenari negativi. Nel caos perfetto chiamato città, l'uomo chiama lo smarrimento benessere, non felicità, ma solo per decenza. Solo 2 minuti al giorno, davanti allo specchio, solo per scrutarsi senza passare
dagli sguardi altrui. Le parole non vanno mai buttate via, potrebbero sempre tornare. Mai più giorni appoggiati ai giorni perché sembrino in piedi. Posso dedicare una citazione che mi è capitata di trovare casualmente su internet, cercavo un'altra cosa. Quello che ci domandiamo tutti, il silenzio, perché tanti poeti scrivono? E la risposta è qui. L'inchiostro sa quante frasi nascondono i silenzi. Allora, vieni, è quella di consolidare questa collaborazione. Sì, sì, certo. Quindi, non so, potremmo formare un piccolo comitato. Che propone temi, certo. Magari... Allora, intanto l'unione arte, pittura, poesia, cioè come, così come tutte le altre arti, sono comunque delle unioni veramente interessanti, belle. Cioè, bisogna attivarle queste. Mi sono contenta di aver conosciuto Fabio e di aver avuto questa collaborazione per le mostre. Questa in realtà è la prima mostra proprio nata insieme. Poi, se ci pensi, su un tema comune, ma che sicuramente ne faremo altre, perché lo sempre lo stimolo dal punto di vista creativo sia per i poeti che per i pittori. Quindi vorrei innanzitutto, poi dopo ti lascio la parola, ringraziare tutti i poeti bravissimi, è stata una bellissima declamazione, veramente emozionante. Mi fa piacere anche, insomma, questa cosa che avete anche in qualche modo trovato utile, guardare queste opere d'arte, insomma trovare uno spunto, uno stimolo eccetera, mi fa molto piacere per la sua gentilezza, per la sua disponibilità, e noi sicuramente faremo altre cose insieme. La cosa che possiamo fare è venire a presentare qui il libro con appena...